Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così, chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto. L'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo. L'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero: «Dove, Signore?» Ed egli disse loro: «Dove sarà il cadavere? Lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi». Dobbiamo essere svegli, attenti, vigilanti. Gesù ci avverte: c'è il pericolo di non accorgerci della sua venuta ed essere impreparati alla sua visita. Ho ricordato altre volte quanto diceva Sant'Agostino: temo il Signore che passa, cioè temo che Lui passi e io non lo riconosca. Infatti di quelle persone del tempo di Noè, Gesù dice che mangiavano e bevevano e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Facciamo attenzione a questo: non si accorsero di nulla. Erano presi delle loro cose e non si resero conto che stava per venire il diluvio. Proviamo a chiederci: sono consapevole di ciò che vivo? Sono attento? Sono sveglio? Cerco di riconoscere la presenza di Dio nelle situazioni quotidiane? Oppure sono distratto e un po' travolto dalle cose? Se non ci accorgiamo oggi della sua venuta, saremo impreparati anche quando verrà la fine dei tempi.